Lunedì 7 ottobre ritorniamo con un grandissimo ospite che abbiamo conosciuto in altre precedenti occasioni, trader professionista storico del parterre italiano, fondatore di SOS Trader, nonché Deus ex machina di Investing Roma e Investing Napoli. Con noi Pietro Di Lorenzo. Buonasera, buonasera, un applauso a te, grazie Eugenio per l'invito, mi fa sempre molto piacere vederti, fra l'altro ti dicevo off record in grande forma, secondo me le cripto ti fanno anche ringiovanire, ti vedo proprio bello, pimpante, e mi fa piacere. E come diceva John Templeton, il rischio ti mantiene giovane. Quindi, quando vivi nel mondo cripto, un anno nel mondo cripto equivalgono a 5 anni nei mercati finanziari tradizionali. Ritorna la pianificazione con tutti gli ospiti, i vari modelli di portafoglio con denaro reale e così via. Da questa settimana in poi, dopo il mio ritorno del tour asiatico, e con noi abbiamo voluto proprio avere una punta di diamante dei precedenti ospiti che si sono intervallati nel tempo. Pietro, allora, prima di passare al tema core di questa nostra conversazione tra colleghi, che sarà appunto l'investing di Roma che si terrà questo venerdì, ti chiedo un focus sintetico sul tuo la tua visione di mercato in considerazione delle caratteristiche che lo stanno denotando. Abbiamo visto insomma un deterioramento dei in parte dei driver di crescita su alcuni mercati azionari, ma soprattutto nubi all'orizzonte per la tenuta del clima geopolitico, in particolar modo in Medio Oriente. Che cosa ti sta preoccupando e se ci sono convinzioni tematiche che ti piacciono particolarmente per il quarto trimestre del 2024, quindi o settori strategici o paesi o vere e proprie chiamate, quindi su un titolo specifico o un indice specifico, sia long che Guarda, short. sarò sintetico. Per usare un titolo, io direi che il mercato sale nonostante tutto. Se ci pensi in condizioni normali, con tensioni geopolitiche di questa portata, quando noi 10 anni fa il mercato sarebbe sceso in maniera molto violenta. L'impressione è che c'è sempre qualcuno che poi salva un po' il rialzo. Ci ha pensato la Cina 2 settimane fa con queste politiche, poi ci ha pensato 2 settimane prima la Banca Centrale. I dati macro anche qui venerdì hanno un po' salvato dopo 4 sedute negative consecutive. Quindi percepisco di fondo una voglia di tenere sui mercati quantomeno fino alle elezioni americane. Ricordo che ormai manca meno di un mese all'appuntamento importante, sembra che ci sia un testa a testa e quindi sarà evidentemente un passaggio importante. Quindi devo dire che nonostante, cioè se mi sedessi a tavolino e facessi la somma, considerando anche quanta strada abbiamo fatto di tutti gli eventi positivi e negativi, la bilancia probabilmente si sposterebbe dalla parte del ribasso, ma nonostante questo devo considerare, non posso ignorare che comunque c'è una forza di fondo, che fra l'altro supera anche le stagionalità storiche. Se ci penso, Eugenio, settembre è stato sempre uno dei mesi più negativi, invece quest'anno ha superato anche la propria stagionalità. Vedremo ottobre. Ottobre ricordo che stagionalmente è uno dei mesi più volatili, che si ricorda anche fra l'altro tra i più grandi crash del mercato. Insomma, i più grandi crash sono proprio nel mese di ottobre. Insomma, in ogni caso, se dovessi dire, guardando il mondo fuori dalla finestra, inteso come tutto quello che sta accadendo, sono preoccupato. Poi, se rivolgo invece lo sguardo verso i miei monitor, devo dire che c'è ancora voglia di tenerli sui mercati, quindi bisogna un po' forzarsi, no? Perché tu magari dici adesso scende tutto perché ci si rende conto, no? Che anche a livello geopolitico c'è una situazione complicata, ma nonostante questo bisogna forzarsi e cercare di essere ancora dopo il treno. Rispondendo invece alla tua domanda sui settori, mi fa piacere, sui temi caldi, secondo me il 2025 potrebbe essere l'anno delle mid cap. Il mercato nel recente passato ha tirato su
più le blue chips e ha, come dire, veicolato quasi tutto il denaro sui temi caldi, no? Su Nvidia, su Apple e tutti quelli che hanno corso, e si è un po' dimenticato invece di alcune chicche interessanti, devo dire, anche sul mercato italiano. Purtroppo la liquidità sta sparendo sempre di più dalle mid cap, e non a caso, so che non segui, insomma, non so se segui tantissimi mercati, ma alcune chicche, alcune aziende forti, belle, stanno delistando, sono opache, perché l'azionista dice: ma a queste condizioni, a questi prezzi, probabilmente non mi conviene più. Penso ad esempio a Salchev, che era, insomma, Piovan, sono tanti. Quando tu menzioni le mid cap, ti riferisci alle mid cap italiane? Mid cap italiane, perché io, boh, insomma, sono molto, insomma, provo ad essere attento sul mercato italiano, ma ritengo che anche in America ci sia qualche chicca da riscoprire. Cioè, secondo me il mercato andrà un po' in flight to quality, no? Avendo già, come dire, cavalcato i trend forti, adesso andrà a scalare alla ricerca della nuova Nvidia, alla ricerca magari di qualche azienda rimasta indietro nei fondamentali che rispecchiano poco e quant'altro. Rispetto invece alle aree geografiche, direi che la Cina si sta risvegliando. Domani, fra l'altro, è un giorno importante, perché il mercato si attende nuovi stimoli. E come sai, in Cina, come dire, quando prendi il bazooka, perché quello che è successo 2 settimane fa è Bravo. una sorta di whatever it takes alla cinese, in salsa di soia, lo definirei. Sai, lì non è che ci si mette tanto a prendere decisioni. Diciamo, sostanzialmente decidi uno per tutti, e quando vuole fare una cosa la fa. E quindi, se c'è voglia di tenere su il mercato con politiche fiscali aggressive, lo si fa, e questo potrebbe far tornare sui radar dei money manager grandi questa come uno spunto interessante. Chiudo magari sul mondo commodities. Devo dire, negli ultimi giorni c'è grande volatilità sulle agricole. Non so se seguite il caffè e il cacao, che stanno facendo cose abbastanza violente, quindi lì sono focalizzato sul breve. L'oro è un asset che è difficile da prendere, perché fa massimi su massimi, e invece il petrolio dipende molto chiaramente dalle variabili esogene, quindi da quello che succede sul fronte geopolitico. Quindi non mi sentirei tanto di fare, oddio, penso che dipende da che scenario ti immagino. Uno scenario in cui la situazione in Medio Oriente precipita, e lì chiaramente c'è da aspettarsi un hype. In condizioni invece di magari rasserenamento, potrebbe tornare verso le 65. Quindi, in conclusione, ritengo che sia un mercato che va seguito day by day. È difficile oggi, come dire, fare il vecchio buy and hold, perché ci sono tanti passaggi importanti. Il primo è quello delle elezioni americane. È chiaro che, a mio avviso, il mercato preferisce Trump, perché è un mercatista, è uno che è più in feeling con le imprese e quant'altro. Credo anche lato cripto, probabilmente, si preferisce più Trump, che comunque sembra che sia un po' più aperto insomma, a questo tipo. La Harris mi sembra un po' più democratica, un po' con politiche democratiche, intendo, cioè più welfare. Insomma, meno più spazio all'immigrazione e quant'altro. Quindi, chiaramente, se arriva Trump, dovremmo sempre stare con l'occhio su Twitter, adesso X, perché ti ricordi quando lui twittava, andava su e giù, l'impossibile. Però, Ma insomma. quindi da questo punto di vista tu tatticamente hai un'esposizione che è stata ridimensionata sul mercato e attendi l'esito del voto per poi indirizzarti settorialmente oppure nel caso anche dovesse Guarda, esserci non ti voglio un'esposizione annoiare, larga. Gennaro. Io sostanzialmente, sì, non voglio annoiarti, ma io ti racconto proprio come sono le mie finanze personali. Sono splittate in 6 portafogli, ognuno che ha una vita totalmente propria. Nel senso che la mia, come dire, sono rimasto forse così a lungo sui mercati, ormai sono quasi al mio 25esimo anno, perché ho avuto forse la lungimiranza di fare dei cash out nel corso degli anni, no? Cioè, ogni tot, quando raggiungevo dei target, il denaro che guadagnavo sul portafoglio lo portavo da un'altra parte, no? E quindi, che ne so, avevo 6 linee, adesso di fatto ho 6 linee produttive. Immagino un'azienda
che ha sei, produce jeans, le scarpe, le maglie, ognuno però autonomamente. L'idea qual è? Che se per un anno le cravatte vanno male, ho le scarpe che funzionano e vado così. Quindi non complessivamente, devo dire, c'ho la parte, che ne so, del lungo termine, dove sto costruendo un piano d'accumulo che fa altro, è trasparente, lo pubblico sui social ogni mese, in cui punto sui macro trend, e quello è sempre investito e va sempre avanti su 10 settori, secondo me, alto potenziale di crescita. Poi c'è il trading intraday, brevissimo, fine giornata, chiudo tutte, amen. C'ho una parte che adesso ho dedicato a dei certificates che si chiamano soft callable, che sono dei certificati in cui l'emittente ha la possibilità di richiamarli. Stranamente ci sono delle opportunità, secondo me, interessanti per fare l'1% al mese in maniera abbastanza serena. C'è il portafoglio delle commodities adesso piuttosto scarso, invece c'è il portafoglio, io lo chiamo, delle chicche, cioè dei titoli che tengo per più lungo termine, che è piuttosto scarsino perché ho monetizzato soprattutto prima dell'estate, perché ogni tanto, insomma, va anche monetizzato. Quindi dipende molto dal tipo di portafoglio. Adesso sono abbastanza scarico sulle commodities e sul portafoglio, diciamo, mid cap, perché sulle commodities non trovo un granché. Abbiamo fatto molto bene sul wheat, abbiamo fatto dei trade veramente belli a cavallo dell'estate, molto bene sul petrolio, sulla volatilità. Adesso, dicevo, a parte le agricole c'è poco. E comunque in generale, insomma, il mio portafoglio è meno a fisarmonica, no? C'è una parte core che è quasi sempre investita, una parte satellite che invece è un po' più tattica, ma adesso, insomma, devo dire, ho una buona dose di liquidità, ma è un po' il mio stile di trading. Per me cash is king, e bisogna sempre avere una buona dotazione di liquidità per sfruttare le occasioni che spesso capitano, e bisogna essere pronti a coglierle. Se non hai liquidità, poi fai più fatica, perché devi smontare e magari fai un po' di più di fatica. Yeah. Anch'io come te ho un approccio con satellite, da una parte sono posizioni in fondi, multi asset, ETF di varia natura, e poi le posizioni, quelle chiamiamole così, speculative, provenienti dall'operatività di day trading o di multi day trading, che vengono costruite e poi smobilizzate a seconda se vanno take profit o stop loss. Ma mi obblighi a farti una chiamata, un quesito, una domanda, non dico provocatoria, ma per vedere, e nella tua asset allocation, nel tuo personale patrimonio finanziario, le cripto pesano? Cioè, le cripto sono presenti, e se sì, quanto pesano? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di offerte incredibili che ti faranno sentire speciale. Offerte su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro. La festa delle offerte Amazon Prime è l'8 e il 9 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Quality and innovation are as important. Guarda, già ti faccio vedere. Questo, penso, è una sorta di cimelio. Questo è il mio, oddio quanto pesa, il mio anti-miner. Pensa, con questo ho minato le mie prime cripto. Non so se te lo ricordi, questo qua. Ce l'ho sempre sulla scrivania, ma adesso chiaramente non è più, insomma, non è più performante e quant'altro. Ma ce l'ho perché è una sorta di monumento all'intraprendenza, no? Mi ricordo, questo qua ci avrà forse 7-8 anni. Quando io ho comprato questo affare, tutti mi prendevano per deficiente, tutti mi prendevano. Io poi lo facevo con grande insordina, ma che quello è abbastanza riservata. Il problema è che i vicini se ne accorgevano, perché questo coso fa un rumore terribile. Non so se l'hai mai visto in funzione, ma un casino. Sembra la lucidatrice della nonna, questo rumore terribile. Quindi, insomma, per dirti che io sono sempre stato un gran curioso, no? In generale, il mio carattere è curioso, e quindi ho provato le cripto agli albori, no? E l'ho provato sporcandomi le mani, come al solito, no? Il teorico, il racconta, così. Io sono un carattere un po' così, cioè per imparare una cosa la devo fare. Cioè, se tu me la spieghi, magari non la capisco. Se invece ci sbatto la testa contro, la faccio. Quindi, per tornare alla tua domanda, il mio portafoglio in cripto, diciamo, in origine era piuttosto piccolo, perché sono un prudente di carattere, no? Non ho quella indole garibaldina e quant'altro. Quindi
però onestamente poi nel tempo è diventato grande in virtù, però devo dire, di una certa passività, nel senso che lì non ho fatto trading, non mi sono lasciato tentare da operazioni così, quindi mi sono consolidato, mi sono fatto la mia posizione ai tempi, anche in parte minando, e adesso l'ho tenuta abbastanza statica. Non sono un esperto di cripto, lo dichiaro, non voglio fare il tuttologo che sa tutto di tutto, però insomma mi interesso, non posso dirmi, insomma fatto 100 il mio tempo, probabilmente il tempo che dedico alle cripto è meno di 10, però è un mondo che mi affascina, quindi il mio portafoglio iniziale era, ho pensato di mettere il valore di, che ne so, di una macchina che se si rompeva e facevi un incidente ti dispiacevi, ma il tempo necessario, ti dispiacevi 3 giorni e poi ti passava. Ho detto investo sta cifra qua, ai tempi, che così, una cifra che non mi cambia la vita, no? Mi dispiacerebbe, però... E poi sono stato più che abile, sono stato paziente, e adesso non faccio trading, tengo le mie posizioni così. Mi interessa spesso trovare delle altcoin che possono fare strada, tra l'altro mi hai spoilerato, e io a rispoilo dal mio coso, che tu a Investing ci parlerai di alcune altcoin particolarmente interessanti, e quindi io sarò in prima fila a ascoltarti perché ti stimo tanto e quindi ritengo che il tuo parere sia assolutamente autorevole, quindi sarò in prima fila ai tuoi speech. Ti ringrazio. È proprio qui allora che caliamo l'asso di bastoni, perché adesso chi ci sta ascoltando e poi soprattutto ascolterà la registrata, facciamo una chiamata all'evento che si svolgerà a Roma questo venerdì, l'Investing, organizzato da tutto il tuo team assieme all'evento gemello Investing di Napoli. Quali sono le novità di quest'anno? Nel frattempo facciamo vedere anche il sito di riferimento per potersi iscrivere. Ricordiamolo, è un evento completamente gratuito rispetto magari ad altri che pretendono un obolo per partecipare. Pietro. Sì, grazie Eugenio per questo assist, ma in realtà non c'è neanche bisogno di fare un messaggio promozionale, no? Ormai l'evento sta crescendo in maniera organica, pensa quest'anno siamo alla 10ª edizione, alla 18ª complessiva, considerando anche gli 8 Investing Napoli che abbiamo organizzato, un evento che a Roma oserei dire resiliente, pensa noi abbiamo fatto anche lezione 20, lezione 21 in piena pandemia, e questo insomma fotografa anche l'entusiasmo e la passione con cui lo facciamo. Perché dico non c'è neanche tanto bisogno di promozionarlo? Perché è uno scambio di tempo per contenuti di qualità. Quest'anno credo che abbiamo fatto un'offerta didattica molto ricca. Pensa ci sono 73 speaker divisi in 45 workshop, quindi ce n'è per tanti palati finanziari, dal più conservativo a quello più aggressivo. E mi fa piacere anche che abbiamo dato ormai uno spazio consolidato al mondo cripto. Prima facciamo una sorta di parentesi, no? E quant'altro, adesso abbiamo proprio integrato un evento nell'evento, perché abbiamo 7 speech, quindi circa un quinto degli speech forse anche 8 speech sul mondo cripto. Tu osservavi che insomma ci sono diversi speech su Bitcoin, ma non solo, e quindi è un evento anche per chi ha molto focalizzato sulle cripto. Chiaramente chi è molto focalizzato sulle cripto probabilmente si siede in sala cripto alle 8:30 del mattino e si alza alle 18:30, perché probabilmente si seguirà quasi tutto il l'offerta didattica sulle cripto, e quindi potrebbe essere anche gestito in questo modo. Ma è anche un effetto per chi magari ha anche qualche curiosità, no? Rispetto anche al mondo della finanza più tradizionale, può fare una capatina in altre 6 sale didattiche e quant'altro. Quindi la cosa che mi piace è che se ci pensi, già se guardi l'offerta didattica della sala cripto, è già un'offerta molto ricca che lo mette quasi a livello degli eventi di settore. Poi il nostro punto di forza è, come al solito, il pluralismo di idee, no? Nel senso che noi non vogliamo dare un'idea unica, non vogliamo mettere solo gli speaker che hanno una certa attitudine verso un modo di agire o un altro. Ti capiterà e potrà capitare, anticipo a chi verrà, che magari alle 8:30 senti uno speech, alle 9:30, un'ora dopo, ne senti un altro e senti 2 pareri discordanti. Uno dice che cavolo, mi disoriento, no? Così.
Invece, secondo me, il momento di arricchimento, se ci pensi, la riflessione scatta proprio quando ci sono opinioni a confronto, no? Quindi noi non vogliamo plasmare l'opinione delle persone e dire ah, la nostra, o l'opinione dello speaker X, non so se ti è mai capitato, ci sono degli eventi in cui c'è uno speaker che ti martella per tutto il tempo e ti vuole convincere che la sua tesi sia la più corretta. Per me non è questo, non è il modo più, almeno dal mio punto di vista, io mi sono formato così, no? Anche, come dire, avendo delle opinioni a confronto, e credo che questo possa essere all'inizio un po' disarmante, che tu dici, cavolo, qua uno mi dice che Solana è la cripto migliore del mondo, l'altro mi dice un'altra roba, qual è il giusto? Secondo me il giusto in assoluto non esiste, no? Ognuno porta avanti le sue tesi, le argomenta e quant'altro, e poi lasceremo alle persone che verranno fare delle considerazioni. Quindi nessuno vuole spingere a partecipare a Investing perché riceverete la verità infusa, ma mi sento assolutamente qui, lo sai, io sono prudente, ma ci metto la faccia di dire che chi uscirà da Investing venerdì 11 ottobre avrà certamente tanti spunti di riflessione. Poi se ci pensi, sì, io che te abbiamo, penso siamo cresciuti così, no? Partendo e confrontandosi con gli esperti, e poi ognuno si fa un'opinione propria anche sulla base di queste considerazioni degli esperti. Quindi l'evento, come dicevo, è gratuito, e questo secondo me è una cosa importante, no? Io faccio veramente fatica, ma ci tengo tantissimo a tenerlo gratuito. Tu dici, perché gratuito? Non è meglio mettere un biglietto, così magari arriva gente più in target? La mia opinione è che bisogna allargare, no, il mondo della finanza, dargli una percezione anche diversa a quello che spesso vediamo sui social. Non so se ti capita mai di vedere qualche sponsorizzata con qualcuno che fa il pagliaccio e dice no, fai soldi senza soldi, Lamborghini da Dubai, pagliacciate, no? Però questo discredita il nostro ambiente, perché la gente pensa che siamo tutti così, no? Invece sì, io voglio aprire l'investing proprio per mostrare che non è quello il mondo della finanza operativa. C'è un mondo fatto di serietà, di competenze, di persone, sì, di valore e quant'altro, e quindi questo è il motivo per cui continua a essere gratuito, cioè aprire le porte e mostrare che ci sono delle competenze di grande valore, e quindi, come dire, superare lo stereotipo del trader alla Vanna Marchi, ma il trader, l'investitore visto come una professione come le altre, no? Dove chiaramente c'è il bravo e la persona meno brava, insomma c'è gente che come noi ci sbatta a testa a 25 anni e... Fammi aggiungere questo, Pietro, perché guardando, vai, e vi invito a farlo, i relatori che sono presenti nelle varie aree, chiamiamole così, didattiche, di formazione, anche educazione finanziaria, tralasciando il settore cripto, noterete che ci saranno una quindicina, una ventina di trader professionisti italiani che ormai sono sul palcoscenico da più di 20 anni, e ci sarà un motivo se sono sul palcoscenico da più di 20 anni, perché sono stati in grado di superare momenti storici facili ma anche altrettanto difficili, e continuare a portare avanti le proprie convinzioni e soprattutto generare performance nelle giovani generazioni, giovanissime generazioni. Noi che siamo, rappresentiamo la prima generazione di trader italiani, io ho difficoltà a mettere in evidenza questo tipo di caratteristica, nel senso che, come proprio menzionavi tu adesso, i giovanissimi è tutto TikTok e Lamborghini, e si guadagna denaro senza fatica, vai a leva, e poi questo in realtà conduce alla rovina finanziaria. Faccio una chiamata anche alla precedente edizione dell'Investing di Napoli, perché proprio durante quella sessione in marzo abbiamo visto una lenta, io ricordo, guarda Pietro, mi ricordo che ho partecipato all'Investing di Roma nel 2017, okay, settembre, e all'epoca tu organizzasti un panel sul Bitcoin, mi ricordo, perché partecipai assieme a Sartorelli, a Federico Izzi e ad altri, e all'epoca Bitcoin non se lo filava nessuno, cioè sì, oggi sono passati quasi 7 anni abbondanti,
è diventato, assieme a tutto il suo sottobosco, un mercato finanziario alternativo che con il tempo sta acquisendo sempre più istituzionalità, per cui è plausibile che da qui a 5 anni le cripto facciano parte della composizione, siano presenti nella composizione di qualsiasi portafoglio finanziario a retail. Ricordiamo, qualora ci fosse ancora qualcuno che non si è iscritto, che non è tardi, c'è ancora possibilità di iscriversi. Assolutamente sì, diciamo, devo adesso, sono un po' scaramantico, quindi non voglio troppo sbilanciarmi, ma insomma siamo già su numeri da record, però insomma metteremo tutte le sale in massima capienza, quindi c'è ancora spazio per iscriversi. Chi non potrà partecipare potrà iscriversi alla versione streaming, che però devo dire è una versione ridotta, in cui si avrà accesso solo a una piccola parte dei contenuti, solo a quella sala streaming, che potete vedere sul sito. L'evento, insomma, quindi è digital, quindi metà più fisico, anche in questa piccola parte digitale. Insomma, io mi sentirei di caldeggiare la presenza fisica, anche perché secondo me la formazione in presenza è diversa, e perché poi si potrà assistere a tutti i workshop. Poi è anche l'occasione, come dire, per fare networking. Sai, noi siamo in un mestiere dove lo smart, insomma, siamo tutti remotizzati, no? Quindi ogni tanto vedere, fare conoscenze, magari anche costruire deal con delle persone. Tu sai, tu mi insegni, caro Geno, che le relazioni fanno parte del business, no? Cioè, parliamoci francamente, spesso i migliori deal avvengono a tavola piuttosto che dietro una webcam. Quindi è anche importante, secondo me, tornare, no, a questo elemento di fisicità. Mi rendo conto che il web, con queste tutte conferenze online, è molto funzionale e comodo, però l'energia che tu provi dopo uno speech molto motivante fatto dei viso, oppure facendo una chiacchierata col tuo speaker preferito, è diversa, no? Quando chiudi un webinar in cui magari ti senti anche un po' rincoglionito da tutti i giorni davanti a un monitor. Quindi io sarò un po' vecchio stile, ma sono un grande fautore della formazione in presenza. Ahimè, dopo la pandemia gli eventi in presenza sono sempre più rari, e quindi io penso che sia una bella opportunità, direi quasi imperdibile, venire e dedicare un giorno alla propria crescita finanziaria. E quindi lo dico veramente in maniera genuina, ripeto, l'evento è gratuito, quindi che vengono 100 persone in più o in meno, personalmente non è che cambia molto, però sono convinto che chi viene, un po' il nostro punto di forza quest'anno, poi l'anno prossimo torna, perché si rende conto che vale la pena almeno una volta all'anno fare un passaggio, come dire, su questo tema. Poi potrebbe essere anche l'occasione di farsi un bel weekend a Roma, visto che le previsioni del tempo sono belle, quindi ogni tanto bisogna anche condire la vita di queste belle esperienze, credo, sennò poi diventa tutta piatta. Esatto, e oltretutto quest'anno, vista anche la peculiarità epocale in cui ci troviamo, con una nuova elezione presidenziale molto controversa e poi nubi all'orizzonte provenienti da più fronti, e l'inizio probabile di una fase di espansione monetaria trasversale, è un momento che sentire, ascoltare il punto di vista e l'approccio operativo magari di trader professionisti, analisti finanziari, gestori di fondi o private banker può aiutare magari ad avere delle indicazioni di posizionamento o di ristrutturazione del proprio portafoglio finanziario con l'idea di cavalcare il quarto trimestre, o se non altro di avere le migliori guideline per riposizionarsi all'inizio del 2025. Sono convinto anch'io, proprio per poi particolarmente anche entusiasta di ritornare, perché tra di noi, come hai detto tu, ci sono 3 o 4 eventi di natura fisica durante l'anno in cui ci possiamo trovare, stare tra di noi, scambiarci, divertirsi.
Purtroppo anche meno, caro Eugenio, perché ormai è veramente complesso, però insomma, ben vengano tutti gli eventi che ci danno possibilità. Poi tu mi dicevi che sei tornato da eventi fisici in Asia e mi sembra che là l'hype e l'interesse sia molto forte, giusto? Sono Eh stati eventi, mi hai detto che c'è grande interesse. sì, ma quello che ti anticipo che il feedback che ritornando qui in Europa, in Italia, in particolare in Veneto, mi è sembrato di passare dal futuro al Medioevo. Quello che Caspita. ho visto è che stanno portando avanti l'altra parte del pianeta in cui c'è una logica, un approccio alla gestione del settore economico, di tutto quello che è emergente all'interno di STEM, Science, Technology, Engineering Mathematica, che fa capire come purtroppo noi europei lentamente nel tempo saremo destinati ad avere sempre meno peso rilevante nell'economia Certo. mondiale. Ah, Eugenio, scusami se ti interrompo, tu sei un esempio classico di come vedi viaggiare anche per acculturarsi, per accrescere il proprio know-how. Poi se ci pensi, il nostro mestiere è know-how intensive, no? È tutto conoscenza. Anche tu che, insomma, dopo anni di carriera viaggi, prendi aerei, giri il mondo per incrementare la tua cultura finanziaria mostra quanto sia importante questo aspetto, no? Quanto si torni arricchiti dagli eventi, arricchiti in termini di conoscenza, ma essendo la conoscenza l'unica leva o quasi l'unica leva per avere un vantaggio rispetto agli altri che Sì. lavorano sui mercati, insomma, è esemplare il tuo atteggiamento che mostra poi che effettivamente andare in giro a crescere le proprie conoscenze ti arricchisce. E tipo effettivamente fa fare uno step in avanti, se no, qual è l'alternativa a rimanere sempre inchiodato? Ti ringrazio. E questo è esattamente antitetico ai messaggi che girano nelle reti sociali dei ragazzini, di questi nuovi trader improvvisati in cui da una fantomatica spiaggia guadagnano milioni di dollari guidando la Lamborghini. Cioè, quella è una delle più grandi menzogne che continua a girare e purtroppo i loro coetanei credono in questi tranelli, in queste reti. Qui dalle mie parti in Triveneto non dico che ce n'è una alla settimana, ma 2 al mese sì, di episodi di truffa conclamata che sovente viene animata, viene perpetrata proprio ricorrendo all'impatto emotivo della pubblicità fedicraga che si può notare da Instagram a TikTok, ma adesso ho visto anche Facebook che lascia abbastanza spazio a questo tipo Ma di sai, il trend. tema secondo me qui è che venditori di fumo ce ne saranno sempre, parliamoci francamente, ritengo in tutti i settori, no? Pensare che da domani spariscano è improbabile. Il tema è che noi dobbiamo lavorare non tanto sui venditori di fumo, perché affermarli è impossibile, secondo me, ma piuttosto sui compratori di fumo, perché se ci pensi, se non ci sono più compratori di fumo, i venditori di fumo muoiono, no? Si estinguono. Là noi dobbiamo lavorare su quelli, cioè mostrare a chi si lascia sedurre da queste promesse così improponibili, no? Di edurlo, no? Di guarda. Esattamente, Aprire gli occhi che non esiste il denaro facile, non esiste il denaro facile. partire da qua, no? Con ragionevolezza. Allora, se pensi, se noi riusciamo a fare questo lavoro di incremento della cultura finanziaria, di far tornare la gente con i piedi per terra, magicamente i venditori di fumo si estinguono perché se non hanno più clienti, non hanno più gente che con l'anello al naso, c'è poco da fare, quindi ha voglia a fare. Quindi io sono per la battaglia, ho provato, no, nel tempo, gli anni scorsi, a fare delle battaglie per cercare di stigmatizzare l'atteggiamento di questi qua, ma questi spuntano come i funghi da ogni parte del mondo, quindi anche le normative sono complesse da attuare, che se tu sei over the counter, chissà dove, è impossibile fermarti. Quindi ho cambiato strategia. Per me l'unica strategia è mostrare, come dire, di dare dei contenuti di qualità che partono da un assunto principale. Non c'è rendimento atteso senza un rischio proporzionale. È una cosa ovvissima che dico, però chiunque vi faccia promesse in cui focalizzano solo l'aspetto rendimento atteso elevato a fronte di rischio zero, già quello va bannato. Tu dici basta questo?
Basta questo per non farsi trovare scampo. Vero, vero. Concordo con te. E visto che siamo in prossimità della chiusura, a questo punto ti Sì. chiedo anche di ricordare a chi ci ascolta, al di là di investing, sia a Roma che a Napoli, poi troverete il link in descrizione video, ma anche tutta la tua sfera professionale, perché essendo trader professionista e poi anche fondatore di SOS Trader, proprio come denominazione di area di business, già questo dovrebbe suggerire di mettersi in contatto con Pietro per iniziare a seguire i suoi contenuti sulle principali piattaforme e anche le dirette che fai, se non ricordo male, quotidianamente. Stai facendo trading, vero? Bene, senti questa. C'è un bug nel modo in cui funzionano i broker, che una volta scoperto ti fa abbandonare il...